Venerdì 2 marzo, a Cori, alle ore 19, Mario Angello presenterà la mostra personale, Il mio Everest, un reportage fotografico del suo viaggio in Nepal nel maggio 2017, che rimarrà esposto al pubblico fino al 2 aprile, presso l'Art Café di Via Madonna del Soccorso, il bistrò dell'organizzatrice dell'iniziativa, Anna Rita Del Ferraro. Il fotografo di Rocca Massima racconterà l'esperienza vissuta e si confronterà con i presenti. Nell'ultima giornata del campionato di basket, Serie C Gold, l'Oasi di Cufra è stata sconfitta dal Grottaferrata, formazione che ha dimostrato di valere la terza posizione in classifica. Il match, combattuto nel primo tempo, è scivolato via via dalle mani dei padroni di casa. Il prossimo impegno per Romano e compagni sarà sabato prossimo, in trasferta contro la Visnova Roma. Moraiolo, Tonda e Blea, Frantoio, Casaliva e Trana. La cultivar di olivo autoctona della provincia di Latina, è stata protagonista della giornata di informazione e degustazione, che la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori ha dedicato al riconoscimento dell'olio extravergine d'oliva, attraverso la conoscenza delle varietà olivicole di maggior pregio. Sono state illustrate le tecniche di coltivazione e il metodo ufficiale di analisi sensoriale, esaminate le proprietà organolettiche e nutrizionali, e il rapporto con la salute umana, con successive prove pratiche di assaggio e consegna degli attestati di partecipazione. Si è tenuto il 23 febbraio scorso l'incontro verso il contratto di fiume della Masen. Numerosi partecipanti a questo primo incontro organizzato dalla 13ª comunità montana. Oltre ai rappresentanti delle associazioni e dei cittadini, che da anni lavorano, affinché il fiume Amaseno e la sua valle abbiano finalmente la giusta tutela e la giusta valorizzazione, a rappresentare le amministrazioni locali erano presenti i sindaci di Priverno, Anna Maria Bilancia, di Menza, Claudio Sperduti e di Amaseno, Antonio Commo. Quirino Briganti era a rappresentare la Compagnia delle Pini, a fare gli onori di casa, il presidente della comunità montana, Onorato Nardacci e l'assessore al bilancio, Andrea Dell'Omma. La comunità montana, da sempre attenta a queste tematiche, intende dare il via ad una serie di tavoli di confronto tra istituzioni e cittadini, volti a compilare un manifesto d'intenti per l'avvio del contratto di fiume per la Masena. In ordine ad un furto avvenuto in Penitro di Formia, è stato individuato e denunciato all'autorità giudiziaria di Cassino un 55enne originario di Caserta. L'uomo, dopo essersi introdotto nell'abitazione di un privato cittadino, aveva tentato di forzare le finestre di casa, ma non riuscendovi, aveva spostato la sua attenzione nell'abitacolo dell'autovettura ivi parcheggiata, sottraendo un borsello contenente documenti e denaro. L'uomo è stato visto poi salire a bordo di un'autovettura, già segnalata in passato come sospetta. In tale circostanza però, è stato fornito l'esatto numero di targa, che ha permesso di risalire al proprietario del veicolo. Domenica 18 febbraio, presso l'impianto Aquaria di Pontinia. Si sono svolti i primi campionati regionali FISDIR di categoria, a cui hanno preso parte oltre 50 atleti di 9 società, provenienti da tutto il Lazio e dall'Umbria. Gli atleti della polisportiva Hyperion Onlus ASD, nel corso della manifestazione hanno evidenziato un'ottima condizione fisica pur essendo ancora al primo appuntamento importante. 9 gli atleti dell'Hyperion presenti in gara, guidati da Roberto Cavana, allenatore nonché delegato FISDIR Lazio, visibilmente soddisfatto per i piazzamenti dei suoi ragazzi nella manifestazione. Anche quest'anno la compagnia teatrale inclusiva I Giullari partecipa alla rassegna di teatro amatoriale, promossa dal comune di Sezze, con una commedia in dialetto setino, dal titolo I posto di lavoro, scritta per l'occasione dall'operatrice Francesca Cardarello.
Questa iniziativa nasce all'interno del laboratorio teatrale, il più amato dai ragazzi del centro diurno Tamantini, nell'ambito della programmazione socio-educativa del servizio, ed ha come scopo quello di far sperimentare loro una relazionalità diversa attraverso l'interpretazione di personaggi inventati. Ciò su cui si insiste è proprio il concetto che esistono soltanto persone con abilità diverse, alcune delle quali meritano più attenzione per scongiurare ogni possibile principio di emarginazione. Quasi 3 milioni di euro per la realizzazione di due opere. E questa la richiesta avanzata dal comune di Bassiano all'attenzione della regione Lazio, tramite due delibere di giunta che fanno riferimento a due bandi promossi proprio dalla Pisana. Due i progetti approvati dalla giunta, uno particolarmente ambizioso, per il quale l'ente ha deciso di chiedere alla regione oltre 2 milioni di euro, l'altro, decisamente più piccolo e concentrato sulla zona del Castagno, ha un valore di circa 300.000 euro. Il passaggio successivo, qualora i progetti venissero accolti, sarà quello di modificare il piano triennale delle opere pubbliche adottato, inserendo il corretto importo nella giusta annualità, per consentire il prosieguo del procedimento nella eventualità di finanziamento dell'opera, attribuendogli alta priorità. Nella serata di sabato 24 febbraio è andata in scena la 27esima edizione della Notte dei Gatti, la manifestazione in occasione della quale va in scena la premiazione delle eccellenze pontine. L'evento è stato dedicato, come di consueto, alle personalità che si sono distinte nel proprio ambito, sono stati infatti attribuiti riconoscimenti a esponenti locali dell'imprenditoria, della cultura, della medicina, del giornalismo, dello sport, dello spettacolo, del cinema e della moda. Tra le personalità che hanno ricevuto il riconoscimento anche il commendator Lucio Benacquista, presidente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, premiato da Lorenzo Flaherty Adele Di Benedetto non soltanto per meriti imprenditoriali, ma anche per il suo notevole impegno nel sociale. La fredda atmosfera del 23 febbraio, è stata riscaldata dalla manifestazione che si è tenuta presso la palestra della scuola media Fedele per il progetto Un Golfo da Mare, rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta dell'istituto, i quali hanno calcato il palco, coinvolgendo i numerosi presenti nell'allegra alternarsi di canti, balli tradizionali e scenette in dialetto menturnese. Grande la soddisfazione di tutti gli intervenuti. Come sottolineato dalle parole della dirigente scolastica professoressa Diana e dell'assessore Mimmanuzzo, le quali hanno posto in evidenza l'importanza di avvicinare i giovani alle proprie radici.